Grazie Presidente, chiedo un momento di attenzione all'assessore Improta e alla consigliera Imma Battaglia. Per quanto riguarda l'assessore, noi chiediamo anche noi fortemente, insieme anche al sindaco Marino, un'assemblea straordinaria sul tema della metro C o immediatamente anche una commissione ad hoc sul tema. Questo per noi è fondamentale e continueremo a chiederlo fino a quando non verrà definita e calendarizzata. Ho un appello per la consigliera Imma Battaglia. Dal momento che questo provvedimento, messo inopportunamente al termine dell'ordine dei lavori, sta paralizzando i lavori dell'Aula. L'ha paralizzata in questa settimana, continuerà a paralizzarla nelle successive. E allora mi rivolgo a lei per un appello molto preciso. Mi rivolgo a lei come matematica e quindi utilizzerò un linguaggio sicuramente per lei comprensibile. Il paradosso di Zenone. Quindi l'impossibilità di raggiungere la fine dello stadio, questo nella prima formulazione, perché il segmento viene suddiviso in spazi finiti ma infiniti, ciascuno necessita un tempo T di percorrenza e quindi il tempo per raggiungere la fine dello stadio è infinito e quindi non verrà mai raggiunta la fine dello stadio. Di cosa stiamo parlando? Non solo dello stadio da Roma, stiamo parlando del provvedimento in atto. Qui, in questo segmento che ci divide dall'approvazione, vengono inserite ogni giorno, ogni settimana, dalla vostra maggioranza, degli elementi in questo segmento e quindi che viene suddiviso e ciascuno ha un tempo di percorrenza. Sappiamo che il paradosso di Zenone è appunto un paradosso, che in realtà lo stadio noi lo raggiungiamo. Questo perché la sommatoria è convergente, ma voi siete riusciti in un miracolo a rendere divergente questa sommatoria. Effettivamente in questo caso Zenone aveva ragione, noi non raggiungeremo mai la fine dello stadio, noi non raggiungeremo mai la fine del segmento, quindi noi non approveremo mai questa delibera, non l'approveremo mai. Quindi in difformità con il mio gruppo le chiedo di ritirare per sempre questo provvedimento per consentire all'Aula di proseguire a lavorare sui temi di Roma, ma anche in alternativa, in conformità al mio gruppo, le chiedo invece di passare immediatamente in minoranza, subito di lasciare la maggioranza e proseguire in questa battaglia. Qui, nella fila davanti a noi, un consigliere di maggioranza ci ha lasciato un posto in più, la invitiamo a raggiungerci e a sedere nei banchi della minoranza. Grazie.